Eccoci di nuovo collegati qui dagli studi di Maria Visione. Abbiamo appena ascoltato con molto piacere un brano accompagnato con la chitarra da padre Dario e insieme cantato a Davide, che sono amici qui a Loreto, sono amici diciamo provenienti dallo stesso paese, dalla Polonia, amici qui a Loreto si sono incontrati per caso ovviamente perché padre Dario è da 4 anni che sta qua in Italia, è stato chiamato qui a Loreto per svolgere il suo servizio sacerdotale, perché ricordiamolo, padre Dario, oltre ad essere un frate, è anche un sacerdote, per cui è chiamato a svolgere il suo compito sia da frate che da sacerdote. E Davide, che dicevamo prima, durante la sua presentazione, che è qua da parecchio più anni rispetto a Dario, e svolge la sua missione, chiamiamola così, della sua vita qua a Loreto come Sì, ma pittore. soprattutto come padre di Come padre famiglia di famiglia. Infatti diceva prima Davide che che ve lo ricordo perché si fosse messo in contatto solo ora. Davide ha 4 figli, diciamo che anche loro di età diverse ovviamente, e tu sei molto giovane, per cui non saranno da 9 a 1 anno, da 9 a un da 9, anno, quindi diciamo il più grande c'ha 9 anni. sì. E non so, vuoi parlare di loro? C'è qualche aneddoto che ti piace No, visto che ricordare? parliamo oggi della vocazione, una cosa curiosa che potrebbe rientrare nel discorso che abbiamo fatto prima, perché ognuno deve scoprire la sua vocazione, i suoi talenti, eccetera. E io posso, vabbè, adesso non per parlare di me, ma proprio io tra i miei bambini vedo moltissime differenze tra i loro caratteri e anche i loro talenti che hanno. È una cosa bella che noto, che vedo ormai da un paio d'anni. Che è il più grande, Francesco, che è il mio primogenito, Francesco, che adesso ha 9 anni, vive, sta vivendo una specie di vocazione, cioè anche per sacerdozio, quindi è molto attirato dai frati francescani, quindi penso che chissà, magari anche lui coltiverà questa chiamata e la metterà come padre Dario. Che poi tra l'altro è il nostro padre spirituale, perché noi non solo siamo amici, siamo soprattutto legati in Gesù, perché lui è il nostro sacerdote, è polacco, che segue anche le messe polacche qui a Certo. Loreto ogni settimana, tutte Ecco, le mi viene in mente una domanda, Davide. Tu come vivi da genitore questa cosa che ci hai appena raccontato di tuo figlio diciamo, sembrerebbe, no, avere questa vocazione, o perlomeno lui stesso forse lo dice, e forse tu ti sei accorto Sì, da ma qualche, non so, forse guarda, atteggiamento, quando era comportamento. piccolino proprio, quando era Esatto. nato, c'è questa attrazione forte per Gesù. Come vivi questa cosa tu, Ma da io la genitore? vivo, sono felicissimo e certamente, anche se adesso mi sta seguendo, non lo voglio assolutamente né spingere né frenare in questa cosa qua, lascio completamente Lasci la vivere tranquillamente. libertà e senza nessun tipo di pressione, ci mancherebbe. Quindi. Però sono molto felice se lui, perché lui ormai sono 2 anni, più di 2 anni che ne parla e sente una forte attrazione alla vita religiosa, molto legato anche con i frati, con padre Dario, con altri frati, Donna di Potenza Picena, eccetera. Quindi soffre anche molto perché non ha ancora ricevuto il primo cognome, che purtroppo qui in Italia Certo. si rimanda dall'anno Si all'anno, rimanda di anno in anno. soffriamo insieme a lui e niente, quindi. Però è bello, perché è È bello un dono, insomma, viverlo. del Sì, perché Signore. sua vita spirituale è molto, molto ricca, molto bella. È bello Sì, vederlo. faccio una domanda. La vita è familiaria ci aiuta tanto per scoprire che cosa è vocazione. Sì, Davide, adesso ha propria moglie, va bene, ma questo è scelta, vocazione, questo anche, non soltanto la voce che mi chiama, questa è mia scelta. Tutti abbiamo la libertà, posso dire sì, posso dire no. Certo. Ma poi, sì, è necessario dire sempre di nuovo questo sì. E la vita familiare ci aiuta tanto, perché sì, nella famiglia devo dire sempre a mia moglie, a figli, sì, anch'io devo dire ogni giorno anche sì, perché ci sono questi problemi, certo. Possiamo dire alcuni sentono la vocazione come profeta
Geremia da inizio da bambino, e quando il Signore gli ha chiamato, devi diventare sì, mio servo, possiamo dire, ma ci sono anche diverse vocazioni, come per esempio profeta Isaia. Il profeta Isaia, possiamo dire, ha detto: Signore, eccomi, chiamami, sono pronto. Ma sempre c'è questo: il Signore mi chiama e io devo rispondere, sì, rispondere con libertà. E soltanto quando si scopre questa voce si può diventare sereno, quando si segue questa voce. Perché quando non voglio, perché ho paura di diventare un frate, lasciare difficile. E oggi tanti giovani mi dicono: che cosa devo fare? Sì, tua scelta non è facile. Certo. E questo è necessario sapere, ma per questo io mi piace tanto spiegare tante cose con questo esempio, quando ci sono due persone innamorate. Quando sono innamorato voglio essere con questa persona, certo, cerco l'occasione di essere insieme perché mi piace tanto. Certo. E quando anche faccio altri lavori, durante questi lavori penso di questa persona. Ecco, anche la vocazione mia, ci sono diversi problemi, diverse cose che devo fare, ma questa è proprio la mia vita. Ecco. Ok, molto bene. Ascolta Dario, poi magari ti voglio fare una domanda che appunto è agganciata al discorso della famiglia, no? Che però ti voglio fare dopo, perché ora vorrei chiederti se è possibile appunto ascoltare un'altra canzone, perché ci hanno detto sì, che appunto è sicuramente una bella cosa, e siccome abbiamo poco tempo ovviamente ci piacerebbe sì, ascoltarne queste almeno canzone, un altro paio di canzoni non sono le uniche, e tra l'altro questo è se hai modo insomma cantaci pure una canzone nella tua lingua ovviamente, sì, che poi dopo ce ne spiegherai brevemente il significato. Allora, l'evocazione si svolge. Ma guarda, facciamo così. Uh-huh. Prima cantiamola e poi dopo la spieghiamo. Ah, va okay? Bene, forse. Forse è meglio. Swym milczeniem ukryj mnie w Twoje
bravissimi. Adesso facciamo subito due minuti, qualche minuto di pausa e poi appena riprendiamo sentiamo il significato di queste parole accompagnate da questa musica bellissima. Grazie, a tra poco.